sia la pastorale giovanile, questo incontro, anche se sono sempre un po' in mezzo, e anche da voi, c'è anche chi viene dalla montagna, da Monte Fiorito, per esempio, ma credo che il nostro incontrarci qui sia già un dono, al di là di come vivremo questo momento. E vorrei che questo Vangelo ci illuminasse soprattutto in questo punto. Pieno di gioia se la caricò sulle spalle, perché questa faccenda della pecora perduta crea una grande gioia nel pastore che la recupera, negli amici che vengono chiamati da lui, in cielo dove vi sarà più gioia per un solo peccatore. Tutti sono gioiosi tranne la pecora, non lo dice, non si capisce se la pecora è così contenta di essere recuperata. Ma io vorrei notare solo due o tre aspetti di questo Vangelo che forse ci possono servire come indicatori. Il primo è la proporzione numerica, 100 pecore e una. Questi sono due numeri interessanti, i numeri nei Vangeli sono sempre interessanti perché Gesù crea delle proporzioni, o in questo caso delle sproporzioni, che sconvolgono il nostro continuo desiderio di quantificare. Noi abbiamo questa tentazione fondamentale come educatori, specialmente come educatori cristiani, come educatori nella Chiesa, che è la tentazione di contarci. Qui sarebbe proprio il caso di contare le pecore, di contarci. Certo che il numero qualche cosa vale, il numero è un indicatore, ma il numero non è decisivo. Il numero deve essere solo una molla per la missione, non deve essere mai un elemento del bilancio. Eravamo tanti, quindi è andata bene, eravamo pochi, quindi è andata male. Non deve essere un elemento del bilancio, deve essere uno stimolo per la missione. Eravamo pochi, è peccato per chi non c'era, come facciamo a coinvolgere la prossima volta? Perché pare che per Gesù i numeri non contino nella chiave del successo, contano nella chiave dell'amore, della missione, dell'annuncio. A lui del resto non è andata benissimo, perché su 12 ce n'è rimasto uno sotto la croce. Non è che sia un gran successo. Ma a lui non interessa particolarmente il numero. Infatti in questo caso fa un esempio che fa una domanda che non sta in piedi. Ma noi lo possiamo dire, speriamo che Gesù non senta. Io credo che fosse un bravo falegname, artigiano, probabilmente si intendeva anche di pesca, perché essendo nato e abitando in Galilea era poco lontano dal lago. Avrà visto anche le coltivazioni, le viti specialmente, il grano. Però secondo me di allevamento lui non... Dico che sembra dai Vangeli che non se ne intendesse molto, perché voi cosa rispondereste a questa domanda? Chi di voi se ha 100 pecore e ne perde una non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Io risponderei nessuno. Che senso ha? Su 100 pecore te ne va via una, lasci le 99 nel deserto e non nel recinto, le lasci là e vai a cercare l'unica che è sparita, con il rischio che le 99 si perdano, vengano assalite dal lupo. Non ha senso. Ma più in generale non ha senso, ogni volta che Gesù usa l'immagine del pastore, non ha senso quello che dice, dopo riparo, se non mi chiedo. Nel senso che nell'immagine del pastore lui ci sta molto stretto. Pensate quando nel Vangelo di Giovanni, io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la vita per le sue pecore, beh, le si chiama.
quando vede il lupo e si butta nelle fauci del lupo, così loro mangiano, il lupo mangia il pastore e anche le pecore. Che senso ha? Nessun buon pastore dà la vita per le pecore, al massimo cercherà di difendere, poi se vede che non c'è niente da fare, almeno si salva lui. Quando usa l'immagine del pastore, Gesù deve sempre forzare le cose, probabilmente perché questa immagine è utile a esprimere la cura, la vicinanza, anche l'affetto, perché un pastore che abita giorni e giorni con le pecore poi stringe anche in qualche modo una relazione d'affetto, ma per Gesù è poco, lui la deve forzare l'immagine, e anche in questo caso la forza. Questo non è un pastore sensato, eppure lui vuol farci capire che uno che si è perduto conta più di 99 che se ne stanno tranquilli. Ecco perché sconvolge la nostra mentalità quantitativa. Quanti ragazzi sono venuti stasera? 35, bellissimo, magari non ne ha fatto niente. Stasera sono venuti in tre, io che schifo, magari è stata una serata in cui ci siamo parlati di cose profonde. E sapete che ogni volta che nella Chiesa c'è la tentazione di contarsi, bisogna fare i conti col Signore. I momenti, forse oggi diciamo così, i momenti più significativi e più fecondi della vita della Chiesa sono quelli nei quali la Chiesa non confida sul numero, su ciò che si vede, su ciò che conta, ma sulla profondità. Questo pastore, dopo l'idea strana di andarsene, lasciare nel 99 nel deserto, finalmente trova la povera pecorella, che non è neanche libera di smarrirsi, la trova. E pieno di gioia se la carica sulle spalle, si mette un peso. Però per lui è un peso leggero perché può ricostituire il gregge, chiama gli amici, eccetera. Ma l'ultima annotazione che vorrei fare è proprio questo nuovo richiamo al numero. Vi sarà più gioia nel cielo per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Perché? Io credo perché la gioia del cielo è data dalla vita che nasce dalla morte. Gesù subito dopo, poco dopo, racconterà la parabola del Padre Misericordioso, dove le 99 pecore sono il figlio maggiore che rimane a casa e che diventa triste, mugna, e il padre dirà: bisognava far festa, rallegrarsi, perché questo figlio era morto ed è tornato in vita. In cielo si fa festa perché la morte diventa vita. In chiave di educatori, come potremmo intendere questa parabola? Dico proprio due o tre elementi perché li ho già esposti. Il primo è vincere la tentazione del conteggio, o meglio trasformare il conteggio in desiderio di missione. Io ho partito da ragazzo e anche un po' da giovane nel gruppo del post-cresima della mia parrocchia, dove stavamo nelle vite di una mano, poco più. Questa continua lamentela, non ne faccio colpa al mio parroco che era bravissimo, ma era un po' il vizio di tutti. Quando ci si trovava, invece fare un bel incontro, di magari fare un giro, di giocare insieme, di vedere un film, si stava lì mezz'ora a dire: ma perché questo qui non viene più? Cosa gli abbiamo fatto? Cosa è successo? Una volta dopo gli mancava un altro, perché ne siamo trovati io in padre. Questo non va bene, non va bene, perché si possono fare delle cose grandi anche in due o tre, si diventa fermento per gli altri. Se si fanno delle cose belle, pian piano queste contagiano. Il secondo punto per noi educatori è la gioia di caricarsi la pecora smarrita sulle spalle.
essere educatori è un carico, non ce lo possiamo nascondere. Se uno non è educatore non è obbligato la sera alle 9 ad andare al centro famiglia di Nazareth a sentire questo che continua a parlare. Essere educatori è un carico, però Gesù ha detto che il suo carico è leggero, perché in realtà è un carico gioioso. Essendo educatori, noi sperimentiamo che la gioia vera non è mai un io, è sempre un noi, è sempre un caricarsi qualcun altro sulle spalle, è un condividere un percorso, anche di chi sembra perduto, anche di chi è considerato perduto. E penso che una delle esperienze più belle dell'educatore, quando la fa, è di ritrovare, magari non convertire chissà chi, ma di ritrovare qualcuno. Delle volte ci sono delle parti perdute della persona, ci sono degli aspetti che quella persona vive male. Ci sono dei ragazzi, abbiamo detto già anche nel ritiro, che non accettano qualcosa di se stessi, che hanno qualche parte perduta. Ci sono già dei ragazzi che non riescono, per esempio, a parlare della loro famiglia perché la stanno rifiutando. Ci sono alcuni che non accettano il loro corpo. Ci sono altri che rifiutano un lato del loro carattere. Altri che non si perdonano degli errori fatti. C'è sempre una pecora perduta dentro di noi. L'arte dell'educatore è di recuperare quella pecora perduta che c'è dentro ciascuno. È difficile che uno sia totalmente perduto, proprio impegnarsi per essere totalmente perduto, ma delle pecore perdute nel cuore ne abbiamo tante, e l'educatore è colui che è attento a questa pecora perduta che c'è in ciascuno. Rallegratevi e gioite, perché ho terminato. Era solo per dare questi due o tre spunti come educatori e per dire che il cammino degli educatori è un cammino di gioia, non solo nel cielo, ma già adesso, perché il pastore è ancora sulla terra, no? È un cammino che comincia adesso ed è il cammino di una gioia vera, perché è una gioia plurale, una gioia che coinvolge anche la gioia degli altri.